Buongiorno a tutti. Questa sì è la seconda parte del convegno che abbiamo organizzato come Università Europea 2 anni fa, sempre sui temi della tassazione dell'economia digitale. Abbiamo pensato di organizzare un nuovo incontro con esperti della materia a livello accademico e anche rappresentanze del mondo delle industrie, per tener conto degli sviluppi che ci sono stati in questi ultimi 2 anni su questa delicata materia. È un settore molto importante, è il settore del futuro e anche l'Italia sta provando a implementare forme di tassazione nei confronti delle imprese dell'economia digitale. Dello scorso anno in particolare il legislatore ha adottato la disciplina della cosiddetta Digital Tax, che però non è mai divenuta effettivamente operativa per mancanza del decreto di attuazione. E devo dire, almeno a livello personale, che forse è un bene che l'imposta sia rimasta un po' in stand-by, perché è un'imposta che necessita, a mio parere, di una riflessione più approfondita, nel senso che il legislatore dovrebbe tornare a rimetterci mano e, se possibile, modificarla. Ci sono diversi profili di incoerenza tra questa imposta, così come il nostro legislatore l'ha conformata, rispetto alla proposta di direttiva della Commissione europea del marzo del 2018, che appunto si discostano fortemente dall'indirizzo preso dal nostro legislatore. Quindi, onde evitare uno spezzettamento delle diverse imposte a livello europeo, sarebbe opportuno che il nostro legislatore, se proprio vuole adottare una forma di imposizione nei confronti delle imprese della digital economy, lo faccia ponendosi in una linea, come dire, di coerenza con gli studi, gli approfondimenti, le elaborazioni della Commissione europea, e non invece andando in senso diverso, per evitare appunto che poi i diversi stati vadano un po' in ordine sparso, ecco.